L'universo delle materie prime, per definizione, costituisce un terreno di investimento e di speculazione importante. L'interrogativo che vorrei pormi è il seguente: siamo sicuri che possano valere per le produzioni agricole, destinate in larga misura a nutrire il pianeta, i criteri abitualmente adoperati per altri tipi di merci, di commodities? Credo non sfugga a nessuno il ruolo decisivo che sul piano della ricerca, dello sviluppo della logistica, sul piano della circolazione dei beni agricoli, hanno avuto e hanno le imprese di grande dimensione e organizzazione internazionale. Questo grande motore deve sapersi muovere nella stessa direzione dell'intera comunità internazionale. La regola aurea della domanda e dell'offerta non sembra aver portato in questo caso al funzionamento ottimale del mercato, lasciando tanti in condizione di estraneità al processo dei consumi, su un terreno che ne siamo tutti convinti certamente, confina strettamente con quello dei diritti delle persone e dei popoli. Come in altri ambiti, ma in questo ambito con conseguenze molto gravi sul piano della sopravvivenza di intere popolazioni, il rischio di bolle meramente speculative influisce in modo drammatico sul destino di paesi e di popoli. Penso alla crisi drammatica del 2007-2008, quando l'aumento record di prezzi di prodotti agricoli che alimentano parte dell'umanità, la maggior parte dell'umanità, il mais, il frumento, il riso, ha riproposto il problema della sicurezza alimentare e ha incentivato tensioni molteplici.